Il programma Park Synergy Project nasce da un'idea dell'ecologista Sergio Rozzi, uno dei pionieri della corsa in altura. Park Synergy Project propone e attua progetti di cooperazione plurilaterale in parchi ed aree protette. Il Park Synergy Project opera per educare allo sport nel rispetto della natura e promuovere un tipo di turismo in grado di valorizzare l'ambiente e tutelarlo nella direzione dell'ecosviluppo. Tra i primi ad aderire al Park Synergy Project vediamo il Parco Nazionale d'Abruzzo, istituito per proteggere alcune specie in grave pericolo di estinzione, tra cui il lupo appenninico e il cervo. Nel territorio del parco si trovano perfino alcuni esemplari di lince. Le suggestive vallate della Marsica costituiscono inoltre l'habitat ideale dell'orso marsicano e del camoscio d'Abruzzo. Nell'ottica di una natura senza frontiere, il team di sportivi e ricercatori del Park Synergy Project si è spinto fino a mete estreme per confrontarsi con ambienti naturali unici. Il programma Park Synergy Project vuole incentivare lo scambio teorico e la condivisione di esperienze tra paesi diversi. Attraverso progetti educativi e culturali, esso intende riconvertire ed orientare il flusso di visitatori provenienti dall'Italia. Il progressivo sviluppo di un movimento turistico verso i paesi coinvolti nel programma è in grado di aumentare l'occupazione e il reddito del paese ospite, ridurre l'impatto delle visite nei parchi migliorando la percezione dei valori ambientali, rafforzare la rete di legami culturali ed economici tra popoli diversi. Spettacolari manifestazioni sportive in ambienti estremi come il deserto sono state organizzate per promuovere il rispetto dell'ambiente e dell'integrità culturale delle popolazioni indigene. Il programma Park Synergy Project intende inoltre sviluppare nello stato interessato la coscienza del proprio valore turistico e suggerire la possibilità di un'economia ecosostenibile.
Il Park Synergy Project ha in programma la creazione di stazioni turistiche sportive, veri e propri centri di educazione ambientale per diffondere la cultura della salvaguardia degli ecosistemi più fragili. Anche le spedizioni e performance sono mirate ad incoraggiare lo sport e la tutela dell'ambiente e a raccogliere dati per la ricerca scientifica. La scelta di siti estremi pone gli atleti di fronte a problemi di resistenza fisica superiori alla norma. La corsa in ambienti umidi, come le grotte di Stiffe, quella nel deserto o in altura, sono caratterizzate da sfavorevoli condizioni di temperatura, di pressione e di concentrazione aerobica. Il team di ricercatori che collabora al programma ha così l'opportunità di effettuare esperimenti medico-scientifici e migliorare le prestazioni sportive. Dalla passione di Sergio Rozzi per eventi sportivi saldamente collegati alla cultura locale, nascono nella Marsica la Corsa dei Fuochi, che si richiama alla tradizione dei fuocaracci, e l'Ecomaratona dei Massi, che si svolge nell'area destinata a diventare il Parco del Salviano. Iniziative di grande rilievo, organizzate per diffondere un turismo ecosostenibile e consapevole del patrimonio archeologico, sono le diverse edizioni della Maratona de los Incas nel Parco Nazionale Manu e Machu Picchu. 21 giugno 1996, Regione Inca del Perù. Lungo sentieri che si inerpicano oltre i 2200 metri sul livello del mare, immersi nel tipico paesaggio della cordigliera andina, tra le grandiose rovine dell'antica e misteriosa città inca di Machu Picchu, atleti di diversi paesi rendono un omaggio alla forza e alla saggezza di chi costruì questa fortezza inespugnabile. In concomitanza con l'evento sportivo, i ricercatori hanno la possibilità di studiare comportamento e metabolismo dell'uomo in altura, patologie connesse ad ipossia cronica, sistemi e criteri di alimentazione, specie delle popolazioni locali. Le manifestazioni sportive consentono inoltre misurazioni e prelievi in aree italiane ed internazionali di grande rilievo scientifico. I dati raccolti sono fondamentali per progettare e realizzare imprese, migliorare l'approccio agli sport in altura, aggregare un team agonistico di alto livello. Vengono anche rilevati denominazione, habitat, superficie, vulnerabilità di siti ecologicamente omogenei. Dalla regione andina al deserto sud-occidentale di Sani, in Marocco, dove nel 93 si è svolta la Marathon du Sable. 215 km di dune e distese sabbiose sahariane in 7 tappe. Un percorso fisico ed interiore per dimostrare che il deserto nasconde una ricchezza paesaggistica e culturale troppo a lungo sottovalutata. La sfida individuale di ogni podista diviene ricerca interiore, mentre l'agonismo si fa mezzo per promuovere la protezione di un ecosistema unico. Il Sagaramanta National Park, nella valle del Khumbu in Nepal, ospita nel 90 e nel 92 straordinarie prove di alpinismo atletico. In particolare nel 90, il primo evento sportivo del Park Synergy Project vede nell'incontaminato scenario himalayano i maratoneti sottoporsi ad uno sforzo al limite delle possibilità umane, giungendo fino a quota 5.000 metri al laboratorio piramide del CNR, dove uno staff medico ne studia le reazioni psicofisiche. Ma come nasce una passione del genere? Ma forse per cercare nuovi limiti dove vuole arrivare l'uomo, per cercare le cose più semplici, cioè la natura. Mi sa la ceramica, oh, ce ne va.